Gianfranco Giuliante, capolista della lista del Popolo delle Libertà, un impegno diretto per una lista che è impegnata in prima linea per sostenere Pierluigi Roberti nel segno della coerenza del partito. Sì, nel segno della coerenza necessaria, perché la ricostruzione, secondo me, dell'Aquila parte attraverso messaggi che debbono essere in qualche misura non ondivaghi e che debbono dimostrare freddezza e coerenza nelle scelte che si fanno. Chi in qualche misura già oggi ha dimostrato di preferire le scorciatoie o di voler arrivare sempre e comunque è chi, per quello che ci riguarda, è meno adatto a gestire la ricostruzione e a gestire questa città. In qualche occasione mi è capitato di dire che per questa città è necessario la freddezza di un chirurgo per delle scelte necessarie e non dilazionabili, anche difficili, e l'animo di un poeta perché abbiamo a che fare con pietre che hanno il sapore della storia. Questo naturalmente è il profilo che noi auspichiamo per questa città. E lo vogliamo fare mantenendo una posizione ferma e coerente, come in politica ci piace immaginare dovrebbe essere, e purtroppo non è più. Alfonso Maiocco, coordinatore PDL, oggi presentiamo questa lista. Che lista è? Ma una lista che rispetto alle altre e rispetto a un diciamo, mercato che si è stabilito in questa campagna elettorale rappresenta la lista della coerenza. Ci sono molti giovani, non ci sono consiglieri comunali uscenti, è una lista secondo me molto forte, fatta di persone concrete che hanno a cuore la città dell'Aquila. Non ci sono consiglieri comunali uscenti, una scelta o una necessità? Una scelta perché alcuni avevano proposto di voler correre in questa lista, per altri versi anche una necessità, data appunto quello che chiamo prima il mercato delle vacche che si è instaurato in città. La necessità però di dare un taglio netto rispetto all'amministrazione, che non è soltanto l'amministrazione Cialente, ma anche un consiglio comunale che è stato totalmente ingessato e che ha badato più a personalismi che al bene della città.